È un anno particolare perché veniamo da tanti mesi che hanno voluto dire lockdown, che hanno voluto dire campi chiusi, e devo dire che l'Italia in questo è stata brava, soprattutto l'atletica, a mantenere l'attenzione alta. L'anno scorso siamo riusciti a fare tutti i campionati italiani di tutte le categorie, nonostante un anno molto difficile, e questo ha portato probabilmente dei buoni risultati quest'anno rispetto alle altre nazioni. È chiaro che 5 medaglie d'oro nell'atletica ai giochi sono difficili da così da nemmeno da pensare. I ragazzi sono stati proprio bravi, e per me è un bellissimo privilegio e una soddisfazione averli visti crescere nelle categorie giovanili, nelle nazionali giovanili che ho accompagnato per tanti anni in giro per il mondo. Il miglior risultato degli azzurri oggi è di Pietro Riva. Grandissima gara, Pietro, qui a Arezzo, col commento tecnico del tuo allenatore Stefano Baldini, credo sia stato il massimo. Sì, purtroppo era imparziale, però so che avrebbe voluto tifarmi tanto. Devo ringraziarlo, perché se sto crescendo è grazie a lui, grazie alla sua esperienza, grazie anche alla sua disponibilità e semplicemente bravura. Capisci ogni giorno quando lavori con lui perché ha vinto le Olimpiadi, e io spero di vincere la mia Olimpiade personale, quindi diventare il miglior atleta possibile. Della gara di stasera, di questa tua bellissima prestazione, ci hai creduto? A un certo punto ci hai creduto perché eri lì, ci provavi, sappiamo che sei forte allo sprint, però con campioni come questi che vengono alle Olimpiadi, questi africani, è un po' di... E ancora sono così distanti, o ce la possiamo fare? Beh, c'è Limo in pista abbastanza, cioè a diversi secondi meno di me sui 5.000, penso anche sui 3.000, è un atleta fortissimo, ha fatto la finale olimpica di 5.000, quindi sapevo che aveva qualcosa in più. Mi sono trovato davanti, ho visto che non sembrava bellissimo, però non avevo la forza, non più che la forza, anche l'idea di fare un'azione brusca presto, perché non sapevo di poterla portare in fondo, ecco, insomma. Poi una certa attaccato, io non avevo più gambe, forza nei quadricipiti, purtroppo è andata così, però sono soddisfatto della mia prestazione. Ecco, io mi taravo, sono sincero, più sugli altri italiani, quindi sapevo che Celimo era fuori portata, insomma. Da Fabio Fiaschi a Fabio Sinatti, è finita, siamo stanchi, ma ne valeva la pena. Ma io penso, guarda, onestamente non è che sono più tanto brillante come qualche anno fa, però devo dire sinceramente ogni anno mi entusiasma poter raggiungere questo obiettivo, e l'obiettivo soprattutto di arrivare a questa serata qui, completarla e vedere che è andata molto bene. Cioè, quello che mi ha fatto anche stupire è vedere tanta gente qui anche a fare gli spettatori, quindi apprezzare questo sport oramai da anni, e poterlo poi coinvolgere anche nella loro intimità, chiamiamolo così, perché poi alla fine gli appassionati si entusiasmano anche sul pubblico, sugli atleti italiani che sono presenti, sullo spettacolo che hanno fatto anche. Ed effettivamente stasera lo spettacolo c'è stato tanto, c'è stato. È chiaro che è sempre più difficile da parte nostra organizzare e fare le cose, ma quando, come dicevo prima, arriviamo in fondo e il risultato poi alla fine è positivo, perché i tempi ci sono stati, gli atleti di un certo rango sono stati presenti, questo vuol dire che abbiamo lavorato bene, che la cosa ha funzionato. L'Unione Polisportiva Polisciano dice grazie a chi? Io il grazie principalmente sono per quelli che mi aiutano costantemente nell'arco degli anni. Non siamo rimasti tanti, però quando facciamo il richiamo si presentano anche molti volontari della Polisportiva Prociano. Ovviamente poi il supporto degli sponsor è determinante, quindi questo ci permette di poter continuare a fare certi eventi. Forse credono in noi perché credono che facciamo delle cose positive. Quindi grazie a tutti, e ovviamente arrivederci alle prossime manifestazioni. Non è un momento per fermarci qualche giorno, e poi il 26 di settembre non prendete impegni, perché? Maratona Città d'Arezzo, campionato italiano master di mezza maratona.